credo che io possa competere sotto il profilo dello spettacolo, no? Allora, dire che sono emozionato di fronte ad una ad uno spettacolo come questo, siete numerosi, io partecipo spesso a vedere le opere qui e sicuramente ci sono molte persone che vengono, ma non tanto numerose come adesso. Io mi sono posto il problema se siete venuti per me o siete venuti per Fiorello. Sono venuti per Fiorello, vabbè. Io adesso... Allora, l'emozione mi taglia le gambe, ma io resisto perché sono un ottimista della vita e sono convinto che finirò con un altro applauso, ma alla fine però non adesso. La mia emozione è nata quando nel 1963, 19 ottobre 1963, io ho firmato lo statuto e l'atto costitutivo della Sissi di Beccaria. E l'ho firmato con emozione, ma senza, dico, io sono un ottimista per natura, ma il pathos in quel momento era grande perché ero molto giovane, quindi ho detto facciamo questa tipologia, io ero ufficiale di marina, ho finito di lavorare 14 mesi e formando questa società il pathos era nel mio cervello, ma il mio ottimismo che è nato con me, la natura mi ha dato una grande qualità che è l'ottimismo, ho detto ma forse ce la facciamo. Ma questa emozione che ho iniziato, che ho avuto dall'inizio, io l'ho avuta per altri 50 anni, che sono questi 50 anni della mia vita aziendale. Quando ho formato la compagnia, il mese successivo, io ho comprato la mia prima macchina. Voi non ci credete, ma io ho la mia prima macchina targata Palermo 94582, che è una 1300 Amarante, che è esposta a Piazza Politeama, e guarda caso, invece di guardare me, le mie foto, si guarda tutta la macchina. È una macchina molto antica, del 63. Io vorrei dire, c'è abbiamo coniato questo slogan, no? Ah, eccolo, non me ne ero accorto. La gente chiama questo mio successo. Io non so se definirlo un successo. Io definisco questa mia vita aziendale una progressione, un primo traguardo, perché la pubblicità che può ritornare, per favore, se è possibile, parla un ottimo inizio. Per cui io non festeggio il mio successo oggi, festeggio solo 50 anni, chissà, per altri 50 anni vedremo di rivederci, sicuramente probabilmente mi vedrò qualcuno col bastone, direttamente. Allora, le feste, come questa, iniziano e finiscono. Uno spettacolo meraviglioso, sicuramente Fiorello allieterà tutta la platea, tutti i palchi, tutti quanti, ma domani mattina sono convinto che direte, perché lo farò anch'io, che bello spettacolo, Dragotto ha parlato, Dragotto ha detto questo, fra 10 giorni dimentichiamo tutto. Allora ho pensato anche ad un'altra cosa, no? A prescindere che ho pensato a Davide Lynch, un uomo eclettico di grande cultura, che mi ha onorato la sua presenza sul mio invito, ho pensato alla storia della mia vita. Questa storia della mia vita io l'ho trasmessa sussurrando, ma proprio sussurrando, ad un carissimo amico mio che è anche un poeta. Fa un altro lavoro, ma è realmente un uomo che scrive meravigliosamente bene. E ha saputo fare ricchezza di questo mio racconto attraverso delle parole magiche. Se voi avete visto, sentito e visto, no, sentito, quella pagina fuori campo di quel signore che mi ha commosso perché parlava anche di mio padre, che io ho perso all'età di 3 anni, è la stessa persona che con me ha collaborato al 95% alla stesura del libro, unitamente ad altre 2 persone che sono qui in sala, che ringrazierò dopo alla fine.
Quindi ho pensato di lasciarvi un segnale di un imprenditore che si chiami Dragotto, oppure no, ma in caso particolare si chiama Dragotto, di come si può fare impresa in una isola bellissima per quanto sia bella, ma sicuramente difficoltosa sotto il profilo, non vorrei dire dell'istituzione, perché qui abbiamo l'onore di avere Crocetta, il sindaco di Palermo, ma sicuramente sappiamo che fare impresa qui in Sicilia non è la stessa cosa di fare impresa a Milano. Allora io vorrei lasciarvi questo libro che troverete all'uscita del teatro in regalo, come si dice in inglese free of charge, senza nessun costo, ed è veramente il racconto parziale della mia vita, ma il racconto della vita di un imprenditore in una Sicilia che io amo perdutamente, malgrado tutto, tanto che, come vedete, è Sicily in my life. E mi piace consegnarvi questa mia storia, perché comunque lo spettacolo questa sera finirà, la cena finirà, domani mattina sarà un altro giorno, ma il libro rimarrà nelle vostre case. Leggetelo con lo stesso amore con cui noi, unitamente a Pucci Scafidi, a Filippo Bianca e Mister Lorenzo, l'abbiamo costruito insieme, per lasciare un grosso segnale che si può fare impresa, sana impresa in Sicilia. Leggetelo con amore, ci sono delle fotografie meravigliose, non è la mia storia, è la storia e la Sicilia abbinata ad un imprenditore. Pensate che su di me ci sono complessivamente 10 pagine per circa 800 righe, ci sono 160 fotografie di una Sicilia meravigliosa, alcune fotografie sono inedite, è molto bello. E dopo espresso con una poesia fantastica, meravigliosa, vi commuoverà come ha commosso me, come ha commosso e mi ha fatto piangere un momento fa. Io vorrei che voi condividiate con me questo momento bellissimo della vita imprenditoriale. Io adesso vorrei finire facendo una serie di ringraziamenti. Io ringrazio innanzitutto, la prima di tutte cose, i miei clienti che mi hanno dato la possibilità affinché questa Sicily by Car potesse diventare un'azienda nazionale. Vi do un dato: noi abbiamo circa 500 dipendenti fra dipendenti diretti e mandatari, quindi 500 famiglie che vivono con noi, io ne sono estremamente felice. Abbiamo 14.000 macchine, tutti gli aeroporti, abbiamo uffici in tutti gli aeroporti e nelle principali città d'Italia, e abbiamo corrispondenti in tutto il mondo. Siamo un'azienda che da 20 anni applica l'etica dell'agire o l'agire etico, e siamo orgogliosi, pensate che all'ingresso della mia azienda, oltre alla bellissima fontana che alcuni conoscete sicuramente, che avrete visto andando sul nostro sito eccetera eccetera, abbiamo una cosa importantissima, l'agire etico. Ci sono, io li chiamo il credo di noi tutti che lavoriamo in quell'azienda, che esattamente fa parte dell'agire etico. Quindi noi ne siamo orgogliosi, per cui quando si parlava dell'agire etico durante il convegno di David Lynch, diciamo una cosa che da 20 anni non abbiamo applicato. Quindi ringrazio prima di tutto i miei clienti e ringrazio chiaramente i collaboratori, tutti i nostri collaboratori, perché un individuo può essere un genio, può avere tutte le qualità di questo mondo, ma senza i collaboratori non si arriva da nessuna parte. Questa collaborazione che hanno nell'azienda è estremamente professionale, io ne sono estremamente orgoglioso, perché alcuni giornalisti mi dicono: qual è il tuo futuro da giovane? Io ci credo un pochettino quando dicono che farai da giovane, ma scherzi a parte, quello che a me fa piacere, potete non crederci, assumere persone, creare movimento, creare felicità nelle famiglie quando delle persone vengono assunte.
adesso non voglio sbagliare, ma da gennaio a ora, malgrado la crisi in tutta l'Italia, in tutta l'Europa e in tutto il mondo, noi abbiamo assunto 18 persone. Abbiamo aumentato i fatturati, è un'azienda veramente all'apice, in forma, è ben allenata tra l'altro. Io ringrazio, no, non posso ringraziare, ringrazio mia moglie Marcella Canariato, che è stata sempre vicino a me, perché non pensavo, io parlo con il cuore nelle mani, adesso non faccio l'oratore perché sono su un palco, su un proscenio meraviglioso come quello del Teatro Massimo, perché è stata molto vicina a me nei momenti anche più difficili della mia vita e la ringrazio vivamente. Ringrazio i tre personaggi che con me hanno fatto questo meraviglioso libro. Quando voi lo leggerete, lo guarderete, lo leggerete, sicuramente direte: Dragotto ha ragione, è un libro bellissimo. E ringrazio Lorenzo Matassa, Bianca Giuseppe e Pucci Scafidi per la collaborazione stupenda. Oltre a questa collaborazione io li voglio veramente bene perché sono degli amici. E in ultimo difficile dire, ringrazio mia madre e mio padre.